Lavoro e integrazione, una statua nella storia e ancora il successo dei true crime drama. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Il lavoro come diritto di tutti, anche dei più svantaggiati. Questo è ciò che è alla base di Agrivis. Per Pop Economy, Andrea Miotti, presidente del gruppo L'Impronta. Agrivis è un'impresa sociale che nasce all'interno di un gruppo di cooperative, gruppo L'Impronta, che nel 2012 aveva iniziato delle attività di inserimento al lavoro di persone fragili, in particolare di persone con disabilità, piando un ristorante a cui è seguito un panificio e a cui è seguito questa attività, un'attività agricola di coltivazione di ortaggi e piccoli frutti finalizzati a inserire al lavoro persone svantaggiate. Siamo un'attività biologica certificata e appunto coltiviamo ortaggi e piccoli frutti in numerose varietà, circa 25 all'interno dell'anno con una valenza stagionale. Fin da quando abbiamo iniziato questa attività abbiamo inserito al lavoro migranti rifugiati e abbiamo visto che l'attività agricola era un'opportunità, un'occasione di reinserimento sociale, di riscatto importante. Mancava però un elemento fondamentale che era, almeno nella prima fase di arrivo in Italia, un'accoglienza abitativa. Per questo motivo abbiamo avviato l'attività di agri-housing, di housing sociale all'interno dell'attività agricola. L'abbiamo fatto all'interno di una struttura, di una cascina, Cascina Agrivis, che abbiamo realizzato nel corso di 2 anni dopo un progetto lungo almeno altri 2 appunto di preparazione. Una crescita costante di un'attività che mette al centro la persona. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Arrivata per studiare all'Università di Oxford, è stata scambiata per una donna delle pulizie a causa del suo accento delle valli del Galles meridionale. Ora le è stata dedicata una statua. Si tratta di Elaine Morgan, sceneggiatrice, teorica evoluzionista e femminista pioniera, che ha cercato di cambiare il mondo a partire da Mountain Ash, dove si trova la statua a lei dedicata. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo Monumental Welsh Women, che mira a celebrare l'ambizione e il successo femminile nella storia. Di Morgan è solo la seconda statua di donna presente nel Galles e arriva 6 mesi dopo che la prima, dedicata alla prima preside nera, Betty Campbell, è stata svelata a Cardiff. Un ulteriore passo avanti per riconoscere i meriti che le donne hanno avuto nella storia. Di serie TV basate su fatti realmente accaduti ne è piena la rete. Nell'ultimo periodo però stanno avendo particolare successo i true crime drama, narrazioni che raccontano crimini realmente accaduti. Lo abbiamo visto su Netflix con il racconto della vicenda di O.J. Simpson o con l'assassinio di Gianni Versace. Ma ultimamente la striscia di tempo che intercorre tra il fatto e la sua narrazione è sempre più sottile. Pensiamo a Four Lives, che racconta l'omicidio di 4 giovani omosessuali adescati online. Per la madre di una delle vittime, la miniserie è stata catartica, un modo per non dimenticare. In molti si interrogano sulla necessità di lasciar passare del tempo prima di costruire una narrazione ad hoc su questi fatti. Eppure il pubblico vuole questo. La cruda e brutale realtà. Morbosa curiosità dettata dalla noia o un modo per non dimenticare?
Paul. Mom. What's going on about all these messages? It's Anthony. The police have been round. He's dead. What do you mean, dead? They found him. They found him dead. I can't talk about it, Mum. I'll tell Kate to ring. Jesus.